Salve a tutti, sono Eleonor Maroli, laureata in scienze motorie e sono la referente dell'area motoria dell'associazione MEMO. Oggi parleremo della stimolazione motoria che può ritardare o prevenire la demenza. Recenti studi hanno evidenziato che a maggior livello di attività fisica sono associati un minor rischio di demenza e di declino cognitivo, in quanto il movimento promuove lo sviluppo di nuovi neuroni, di nuove sinapsi, perché grazie al movimento abbiamo la nascita di nuove cellule cerebrali, soprattutto nella parte dell'ippocampo, che è la parte dove si sviluppa di più la memoria. Inoltre, quando il danno cerebrale procura alterazioni nel movimento, l'attività motoria stimola la neuroplasticità, andando a lavorare sulla rieducazione funzionale, propriocettiva e della deambulazione. Quindi l'esercizio motorio diventa fondamentale per il recupero, agendo direttamente sul sistema nervoso centrale. Fare attività motoria aiuta ad avere uno stile di vita più attivo, che promuove benefici funzionali e psicologici, mantenendo le autonomie più a lungo possibile. Invece, uno stile di vita sedentario può causare l'insorgere di alcune disabilità. E ora andiamo a vederli. Quindi si diceva, uno stile di vita più sedentario può portare alcune menomazioni, ad esempio sarcopenia, alterata flessibilità articolare, limitazione cardiovascolare, osteoporosi, e può portare anche più limitazioni, ad esempio una difficoltà nel camminare, una difficoltà nell'equilibrio, una ridotta resistenza allo sforzo e un'alterata destrezza manuale. Queste limitazioni a loro volta possono portare delle disabilità, quindi incapacità o difficoltà a compiere tutte quelle attività della vita quotidiana, sia in casa che fuori, quindi è un circolo vizioso. Per interrompere questo circolo vizioso bisogna apportare delle modifiche. Una di queste modifiche può essere proprio fare attività motoria. Per molte condizioni croniche è stato provato che programmi di attività fisica sono efficaci nell'interrompere questo circolo vizioso, perché avendo uno stile di vita un pochino più attivo, a quel punto porta ad avere meno menomazioni e quindi ad avere un miglior trofismo muscolare, un'escursione articolare, una migliore funzione cardiovascolare e una migliore densità minerale ossea. E oltre ad avere meno menomazioni, abbiamo anche delle meno limitazioni, quindi un miglior cammino ed equilibrio, una miglior resistenza allo sforzo e una migliore destrezza manuale. Inoltre, avendo uno stile di vita più attivo, abbiamo meno disabilità. Quindi avremo una minor difficoltà a svolgere tutte quelle attività della vita quotidiana e l'autonomia, diciamo, sia in casa che fuori. Quindi per interrompere questo circolo vizioso l'attività motoria è molto importante, sia per quanto riguarda la prevenzione, sia per quanto riguarda la demenza o il declino cognitivo, perché porta tutto questo circolo vizioso, porta a diventare un circolo virtuoso. Grazie a tutti e ci vediamo la prossima volta.